Eccolo Stefano Maio, ragazzi, riescono tutti quanti carichi, pimpanti, azzurri nel canale, bella mattinata insieme. Abbiamo raggiunto il weekend, siamo al sabato, quindi auguro a tutti un grandissimo weekend ovunque voi siate. Parto subito con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi, benvenuti nel canale di Stefano Maio. Veramente siete speciali, vi voglio tanto tanto bene. Un altro ringraziamento speciale che va a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e grande entusiasmo. Allora, tanto da dire, tanta carne al fuoco oggi, perché allora si sta pensando anche a una possibile rimanenza di De Ligt, probabilmente convinto anche da Pogba e da Di Maria dei nuovi acquisti. Sta vedendo una Juve comunque bella competitiva anche negli allenamenti e magari è fiducioso che rimanendo un altro anno si può vedere qualche spiraglio di luce, no? E quindi ecco, cosa sta succedendo in questo momento? Che la Juve, volendo, può comunque trattare per Pau Torres. Tra l'altro vi dico le cifre dell'affare che sono venute fuori, perché prima non venivano fuori. Allora, come sapete, la cifra chiesta da Villarreal è 50 milioni, la Juve rimane sui 40, però l'ingaggio di Pau Torres è soltanto 3 milioni, quindi non è proibitivo, quindi l'accordo si può trovare, ed era una notizia ancora di 20 minuti fa, quindi questo almeno è una verità che vi posso dare, che c'è sicuramente un tentativo di trattativa. Su quel che riguarda Bremer invece è un po' più difficile, perché in teoria Marotta già a giorni, parliamo ovviamente di 2 giorni, può chiudere Bremer. Quindi Cherubini sta provando l'assalto, ed è per quello che io nei titoli non sto mettendo fatta, possibile, so, firmerà, perché Bremer è un giocatore molto più vicino all'Inter che non a noi. Però se la Juve arriva con un piatto ricco, con una bella cifra, ovviamente può tentare di scastrarlo alla concorrenza, no? Come ha fatto altre volte con altri giocatori. Quindi questa è la vera situazione che si sta delineando in questo momento. Invece per quel che riguarda il discorso di Zaniolo, c'è un leggero stallo. Per il motivo che Zaniolo sta prolungando di nuovo con la Roma, quindi per andare a prenderlo ovviamente la Roma chiederà più soldi, perché se il contratto è più lungo la Roma potrà non smuoversi dai 50 milioni. Quindi questo è l'aggiornamento. Per quel che riguarda il giocatore invece in potenziale uscita, parliamo di Ken intanto, che è un giocatore che invece risulterà forse fondamentale a livello numerico in attacco, perché siamo corti fino al rientro di Chiesa. E forse il fatto che Dybala e Bernardeschi sono andati via, tra l'altro Bernardeschi gli facciamo tanti auguri, che è andato al Toronto da Insigne e Criscito, quindi tante, veramente tante speranze di una bella carriera là, comunque un bello stipendio, la possibilità di parlare l'inglese, di tenere la sua famiglia in una nazione che comunque è emergente, che dà tante possibilità alla gente di lavorare, di star bene, insomma, welfare, eccetera. E invece Dybala è un po' ancora sull'attenti, non si sa ancora cosa succederà con lui. Ecco, tornando a Ken, purtroppo noi per prima di venderlo dobbiamo riscattarlo dall'Everton, per cifra mi sembra di 20 milioni, no? Quindi noi assolutamente dobbiamo tenerlo e poi una volta riscattato possiamo venderlo, quindi probabilmente lui rimarrà. Tra l'altro c'è una bella nota riguardo a lui, che al di là delle statistiche dell'anno scorso, soltanto 6 gol su 42 presenze, non è tanto, si chiede di più a lui, i test fisici e atletici sono andati molto bene, è stato uno dei migliori a livello di test atletici. E voi mi direte, beh, con Allegri non ci vuole tanto, però intanto non è poco, nel senso, siamo ancora nel precampionato, va bene, ha 20 anni, ma ci sono tanti altri ragazzini, no? Come lui della sua età, che sgambano e hanno comunque fiato e corsa. Quindi è una... potenzialmente Allegri potrebbe puntare su di lui, non da titolarissimo, però da uno dei tre davanti, se vorrà giocare con 4-3-3. E perché comunque nel 4-2-3-1 uno difficilmente può giocare, a meno che non giochi a largo, però a quel punto dove metti Di Maria, che questo è il problema. L'altro giocatore invece che interessa molto a Juve riportare è Morata, perché Allegri sta studiando un piano appunto per convincere l'Atletico. Allora, intanto Morata è già là dai colchoneros a Madrid, deve rinnovare il contratto fino al 2023, ovviamente sta scadendo quindi, e poi la Juve non lo vuole prendere per 35 milioni, vuole una quota d'ammortamento più bassa, forse 15 milioni, non lo so, per averlo per l'altro anno, in modo tale che poi dopo non so se poi lo vuole acquistare definitivamente oppure chiudere il prestito e darlo da un'altra parte, però e questa è la situazione, quindi c'è questa ipotesi di ritorno Morata e ci farebbe comodo anche lì per la fascia sinistra, perché non abbiamo nessuno, non abbiamo Kostic che arriva per il momento, e quindi se mettiamo lui alla Mandzukic a sinistra potrebbe far bene, perché è tecnicamente molto valido, ha fisico e quindi là può saltare l'uomo, soprattutto a campo aperto è molto forte, molto bravo a uscire dalla pressione quando gli dai la palla, è uno che prende fallo, è uno che punta l'uomo, è uno che fa dei bei cross, è uno che comunque vede la giocata, quindi è più forte in quel ruolo lì che non a fare gol, perché l'anno scorso ha fatto 12 gol tutta la stagione, quindi capite anche voi che è un giocatore che potrebbe essere un valore aggiunto su quella fascia là dove siamo scoperti. Per quel che riguarda i terzi invece io sono preoccupato, molti di voi nei commenti lo hanno analizzato come problema, no? Perché ci manca tanto, cioè,
A sinistra siamo sguarniti, abbiamo soltanto Alessandro con Pellegrini voluto subentrare. Cambiaso va al Bologna e a destra, ragazzi, abbiamo Danilo che però dovrà giocare anche da centrale. Perché se De Ligt dovesse andare via, abbiamo solo Bonucci, Gatti e Rugani. Se De Ligt rimane, allora Danilo può giocare tranquillamente a destra, ma abbiamo soltanto De Sciglio e Quadrado. Cioè non abbiamo dei terzini da dire eccelsi. È anche vero che però, col fatto che abbiamo Pogba e Di Maria, i terzini avranno più modo di sganciarsi in avanti, perché saranno, diciamo, tolti da alcune pressioni mentali, col fatto che abbiamo due grandi giocatori di squadra che sanno dove piazzarsi in campo e sanno come allentare la pressione delle altre squadre, no? E ovviamente quando tu hai meno compiti a centrocampo e hai il centrocampo più forte, con l'ala Di Maria, i terzini sono più agevolati ad andare davanti. Mi auguro che sia così, perché Allegri di solito gioca molto indietro, sotto palla. Se invece abbiamo questa possibilità di cambiare mentalità, anche col tattico bianco che aiuterà, allora sì, che vedremo ogni volta che attacchiamo, chiaramente con una buona schermatura dei difensori che rimangono dietro, almeno 6-7 uomini in area. Cioè quando tu attacchi, non puoi attaccare con due uomini lì impiantati in aria fermi e poi le altre che passano la palla nel perimetro avanti, indietro, a destra, a sinistra. Non funziona così. Tu devi andare in avanti buttandoti nell'area di rigore, riempendola nel cuore con 6-7 uomini, come fanno le grandi big. Liverpool fa così, attacca a pieno organico finché non fa 1-2 gol e poi basta, e poi mette i giocatori giovani, fa delle rotazioni, prova degli altri schemi, delle altre modalità di gioco. Così si fa a giocare. E purtroppo bisognerebbe prendere esempio con umiltà dagli allenatori meglio di Allegri. Ma non è perché Allegri è scarso, perché Allegri arriva fin lì, ma non c'è niente di male, no? Ognuno di noi ha qualcuno che è più bravo di lui, così come su YouTube, come sui giornali, dappertutto. E quindi ovviamente tu, guardando in avanti, guardando chi è più bravo di te, questo vale anche nel business dove sono io ho guardato i migliori degli Emirati Arabi e ho imparato da loro. È così che deve fare anche un allenatore, no? Guardare avanti, guardare con umiltà chi è meglio di lui, prendere expertise e lezioni e migliorarsi. Quindi io spero che Allegri lo farà, e se quest'anno lui si metterà veramente d'impegno, secondo me avremo una buona Juve, una Juve che andrà a vincere qualcosa, ne sono convinto. E ripeto, mi sarò ripetitivo, in Champions League arriveremo almeno ai quarti di finale. Questo è poco ma sicuro, perché la rosa c'è, questa volta non ci sono scusanti, perché abbiamo la stessa rosa dell'anno scorso, più Pogba e Di Maria, e qualche giovane che secondo me rimarrà in rosa ad alzare appunto il livello numerico della squadra. Quindi io sono fiducioso. Ragazzi, ditemi anche cosa pensate voi, questo bel pollicione alto alto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio fortissimo da me e Danila. Ciao a tutti ragazzi!